Io sono Brunella e oggi vi andrò a recensire questo prodotto, un paio di collant della marca Cecilia de Raphael, sono una taglia seconda, quindi una S, e sono dei collant lucidi 20 den. Quindi adesso mi vado a cambiare e vi mostrerò il prodotto. Ciao e benvenuti su Glamissima, il primo canale italiano di recensioni per quanto riguarda calze, collant e altri prodotti intimi femminili. Io sono Brunella e oggi vi andrò a recensire questo prodotto. Si tratta di un paio di collant, ma prima vi ricordo che se volete c'è il link qui sotto in descrizione per acquistarlo. E si tratta di un paio di collant della marca Cecilia de Raphael. Sono una taglia seconda, quindi una S, e sono dei collant lucidi 20 den. Sono curiosa perché da tutta questa descrizione qui dicono che dovrebbero essere dei collant molto confortevoli, non dovrebbero stringere troppo, andar bene, quindi sono effettivamente curiosa di provare se è così, perché alcune volte capita che i collant lucidi tendano un po' a stringere e a mettersi un po' più a fatica rispetto agli altri. Quindi vediamo un po'. Ok, devo dire sì che per quanto riguarda 20 den effettivamente ci siamo, perché si vede che comunque sono abbastanza trasparenti. Poi sono curiosa di vedere un attimino che effetto appunto darà da indossati. Quindi adesso mi vado a cambiare e vi mostrerò il prodotto. Eccomi qui con il prodotto indossato. Come potete vedere, come vi dicevo, sono nere lucide. Effettivamente devo dire che me ne aspettavo un pochettino più lucide, però va bene così. E sul fatto di essere confortevoli, da come c'era scritto da dietro la confezione, effettivamente le trovo comunque molto comode, non stringono, non ho dovuto tirare per indossarle, però si sono praticamente smagliate in tantissimi punti, cosa che non mi è mai capitato con dei collant normali. Poi vi farò andare a vedere effettivamente quanti ne sono, perché è capitato con altri collant che si smagliassero, ma mai come questi. Quindi o non è la mia giornata fortunata o non so spiegarmi, perché sono stata anche abbastanza delicata, li ho tirati su abbastanza dolcemente, non ho unghie lunghe e quant'altro, quindi non capisco come si possa essere creata questa cosa qui. Per il resto li sento comunque comodi, quindi almeno su questo punto insomma è un punto favorevole per questi collant qui. Adesso che mi sono seduta devo dire che comunque continuo a sentirli abbastanza confortevoli, non mi danno assolutamente problemi. L'unica cosa è che essendosi smagliati così tanto, eccessivamente, ho quasi paura a muovermi perché non vorrei che magari mi si rompano così. Perché come potete vedere, ve lo faccio notare adesso, che questa è la parte più evidente, la parte dove si è rovinata. Non mi è mai, mai capitato che si facesse una parte smagliata così ampia e lunga, mai. E ripeto, li ho tirati su comunque con molta calma, cioè nel senso piano, non li ho tirati, no, ho fatto tutto di fretta, quindi non riesco sinceramente a capire questa cosa. In più poi vi farò vedere magari in piedi, così vi faccio vedere bene, ci sono davvero tantissime parti dove si sono smagliati e sono curiosa poi di vedere anche se ci saranno parti nel retro appunto della calza e non solo davanti, perché davanti adesso li ho visti, ma sicuramente ci sarà qualcosa dietro. Peccato, perché tutto sommato, a parte il fatto che comunque non sono chissà quanto particolarmente lucidi, magari io sono abituata a altri tipi di collant più lucidi e mi aspettavo che si vedesse un po' di più, devo dire che sul fatto del comfort vanno benissimo e questa cosa comunque mi piace, però se poi appunto voi andate a indossare i collant non potete neanche usarli per una serata, perché di fatto vi fanno questa riuscita appena indossati. Sinceramente non ne trovo il senso, perché veramente si è smagliato in tantissime, tantissime, tantissime parti. Cioè qui è pieno, veramente pieno di parti smagliate, e sicuramente ci saranno anche tante parti smagliate dietro. Peccato, perché è carino, e poi a livello di tatto devo dire che non sono né troppo morbidi né troppo ruvidi, una via di mezzo, non sono morbidissimi se vi aspettate quel prodotto super iper morbido al tatto, però non sono comunque neanche così ruvidi e fastidiosi. Eccomi qui con il vestitino indossato, quest'altro vestitino. Vi direi che l'outfit che ho addosso sarebbe ideale per andare magari semplicemente andare al ristorante a mangiare, ma
considerando quanto si sono smagliate queste calze, direi che magari non è il caso di indossarle per andare fuori, perché ripeto, questa è la prima volta che le indosso. E quindi se questa è la riuscita che fanno, purtroppo, se siete magari fortunati, non vi si fanno effettivamente 40, non so neanche quante ne sono, non le ho contate, ma so che sono davvero tante. E comunque magari avete fortuna, vi si smaglia in 4, 5, 6 parti, secondo me. Quindi no, direi per questo outfit di abbinare un altro paio di collant, a mio parere, perché assolutamente purtroppo questa è la riuscita che fanno. Però ripeto, per quanto riguarda la questione del comfort, non stringono, non danno fastidio, e idem, come prima non l'ho detto, nella punta di piedi, non danno fastidio assolutamente, c'è una piccola cucitura che comunque non si avverte, quindi devo dire che a livello di comfort mi piacciono, per tutto il resto proprio no, non sono granché. Magari non so se anche dietro ci sono delle parti smagliate, ma sicuramente c'è qualcosa in questi punti qua anche sotto. E quindi ci tengo magari a ribadire che io proprio le ho indossate effettivamente con calma, non le ho tirate troppo forte, con questi collant che comunque conosco di varie marche, diverse marche che magari non ho mai usato prima, come questa marca qui in particolare, ci ho tenuto proprio a tirarle sul piano onde evitare questo problema qui, che purtroppo, come vedete, anche perché qui non si vede, ma non è proprio una parte smagliata, ma comunque si vede già l'effetto di cambio, come se qui si potrebbero andare a rompere, perché c'è questa parte qui che effettivamente è enorme. Quindi devo dire che purtroppo non mi piacciono proprio, e guardandole anche adesso dall'alto, non so se potete notare, sia da qui è quasi impercettibile, c'è una linea che io vedo, una linea nera. E quindi magari indossate una seconda volta, tirandole su, potrebbe magari aprirsi da questa parte qui. Questo non lo so, però ripeto, per me sono veramente smagliate in troppe parti, quindi no. Come vi dicevo prima, come potete notare, questa calza, questi collant sono praticamente andati. Adesso vi faccio vedere un po' meglio effettivamente in tutte le parti, o comunque quasi tutte, dove si sono smagliate, perché penso di aver perso il conto di quanti siano queste parti qua. Allora, vabbè, iniziamo dalla pianta del piede lì, cioè dove è vicino alla pianta del piede, ed è una. Poi c'è un'altra subito lì. Poi, per quanto riguarda la parte di sopra, non c'è niente. Di qua, come potete vedere, c'è questa di dietro. Avanti, tutto sommato, no, tutto sommato niente, scherzavo, c'è anche questa parte qui. Qui, qui, qui. E poi l'altra gamba è quella più devastata, perché l'altra gamba, iniziando sempre da qui, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui, ce n'è un altro qui, c'è qui. Potete vedere che comunque qui sostanzialmente è pieno, veramente, veramente pieno di parti sbagliate, il che non lo so. Io adesso magari mi giro così vedo anche un po' meglio, così se c'è qualcosa dalla parte di dietro. Sembra che qui non ci sia niente, qui neanche, quindi sono abbastanza sani, qui no, infatti già c'è una parte smagliata, idem qui. Diciamo che comunque questi collant purtroppo non hanno fatto assolutamente una buona riuscita, ma ripeto, non credo per opera mia, non credo per mano mia, perché sono stata veramente il più delicata possibile, ho cercato di essere molto delicata, peccato perché non stringono assolutamente, non danno fastidio. Perché mi è capitato, come avevo detto prima, di aver indossato altri collant lucidi, non di questa marca, e che comunque mi stringevano, facevo fatica a tirarli su, però la cosa buona è che non si smagliavano. Erano un pochino più scuri di questi, l'effetto era un po' più lucido, però non avevo le gambe devastate in queste condizioni per quanto riguarda le parti smagliate, quindi non mi piacciono. Sinceramente non mi piacciono, non mi sento di consigliarvi a comprare, ad acquistare il prodotto. Però ripeto, magari se trovate il prodotto in offerta su internet al 40% del prezzo in meno, io li acquisterei, ok? Perché per il resto non mi sento di consigliarveli, perché poi magari sono stata io particolarmente sfortunata con questo prodotto,
che magari questo prodotto in sé, questo che mi è arrivato a me perché in qualche motivo è difettato, non lo so, perché se no non mi spiego altrimenti, perché ripeto, ci tengo tanto a farvi vedere tutta questa parte qui, che praticamente è completamente piena. E quindi no, non mi sento assolutamente di consigliarveli. Devo dire che non mi sento proprio di consigliarveli, quindi se devo dire c'è quella cosa buona, sì, c'è la parte che comunque sono abbastanza confortevoli, ma se poi il collant fanno questa riuscita, al diavolo la parte confortevole, sinceramente. Quindi mi sento di non consigliarveli, mi sento di dire evitate l'acquisto, risparmiate i soldi e comprate qualcos'altro. Quindi no, non mi piacciono. Per oggi questa recensione termina qui, quindi a me non mi resta che salutarvi e ricordarvi di seguirci su YouTube e anche sul nostro canale Patreon, qui sotto trovate il link in descrizione. Noi quindi ci vediamo al prossimo video e io spero di essere fortunata per la prossima recensione di Collant. Vi mando un bacio.